Sì, grazie Presidente. Io intervengo su un argomento di cui non ho francamente sentito parlare. Si è parlato tanto del piano dei rifiuti, non ho sentito nulla sul piano delle bonifiche. Piano delle bonifiche che per legge dovrebbe accompagnare il piano dei rifiuti. Lo dice esplicitamente il comma 5 dell'articolo 199 del testo unico ambientale e in questa regione l'ultimo e forse unico piano risale al 1995. Quindi siamo totalmente inadempienti da questo punto di vista. Voi lo continuate a inserire nel documento di economia e finanza del 2015, lo avete inserito in quello del 2016, probabilmente continueremo così anche nel 2017, nel 2018 e nel 2019. Tra l'altro purtroppo non è neanche un refuso come potrebbe essere quello del progetto di legge sui rifiuti che continuate a riportare anche nel DEFR 2016, nonostante sia già stato trasformato in legge negli strumenti di attuazione. Non solo, rimarco anche che manca l'anagrafe dei siti. Anagrafe dei siti che noi l'abbiamo chiesta diverse volte, ci sono sempre dei problemi su questa anagrafe, io non riesco a capire come mai non venga ancora emanata. Poi però in commissione ci viene detto che l'anagrafe dei siti è già pronta, allora mi chiedo dov'è questa anagrafe che è fondamentale per poi fare questo piano delle bonifiche di cui abbiamo bisogno. Siamo una delle ultime regioni che non ha ancora questo piano delle bonifiche. In compenso però abbiamo un catasto, il catasto di ARPA, che ci dice che nella regione Emilia-Romagna ci sono 379 siti inquinati con procedura aperta, 379, e non abbiamo una pianificazione su questa roba qua. Abbiamo però un piano di interventi speciale sulle bonifiche, è la solita pezza che viene messa su questo tema, non esiste un intervento organico, siamo alla pura improvvisazione. Ecco, quindi su questo secondo me bisogna fare molto e molto di più. Mi dispiace che non se ne parli, non se ne faccia assolutamente cenno. Altro tema che vorrei affrontare è quello sulla legge che riguarda i processi partecipativi, perché nel documento di economia e finanza viene posto un obiettivo che a mio avviso è molto poco ambizioso. Cioè si dice che verrà dato sostegno ai processi di partecipazione fino a completo utilizzo dei fondi regionali programmati per il 2016, l'elaborazione della solita relazione annuale e la presentazione delle clausole di valutazione. Però sappiamo benissimo che rispetto a questa legge i problemi sono altri, ovvero che non c'è un vincolo rispetto agli amministratori locali a trasformare le proposte, le scelte fatte in maniera partecipata in un atto amministrativo. Quindi io mi aspettavo molto di più rispetto a questa legge. Tra l'altro si parla anche di elevare la qualità delle risorse immateriali, prima fra tutti la fiducia collettiva e la coesione sociale. Cioè, se non c'è un vincolo che obbliga l'amministratore del comune a trasformare le proposte fatte in maniera collettiva in un atto concreto, diventa una pura illusione questa legge. Io ho avuto modo di vederlo a Crevalcore, nel 2013 se non erro è stato fatto un processo partecipativo, è costato la bellezza di 10.000 euro se non erro, forse più, e non si è tradotto in un nulla di fatto, anzi a conclusione di tutto il percorso si è detto bene, siccome l'anno prossimo ci sono le elezioni non faremo neanche la relazione conclusiva, porteremo tutto nel mandato successivo. Quindi a mio avviso sono soldi che sono stati sprecati e questo inficia anche la fiducia dei cittadini, visto che prima si parlava anche della bassa partecipazione alle elezioni e quant'altro. Certo che la cosa a noi non ci meraviglia, per come come intendete anche questa assemblea legislativa, perché io ho come l'impressione che venga considerata un po' come un passacarte della giunta. Parlo ad esempio, ci sono stati diversi episodi, uno fra tutti è il fatto della riqualificazione di San Lazzaro con annessa cementificazione ingiustificata in cui non ci sono stati dati documenti che erano parte integrante della delibera. Parlo degli ordini del giorno infilati al volo nelle commissioni, come è stato per la proroga dei direttori generali inserita al volo nella commissione 1, l'atto ci è arrivato alle 14.12, alle 14.15 era convocata la commissione, anche se si poteva fare il giorno dopo, comunque erano documenti consegnati un giorno per l'altro. O come l'ordine del giorno della commissione di domani, una commissione infilata nella pausa pranzo dell'assemblea legislativa che riguarda l'accordo degli alloggi
dell'edilizia residenziale sociale del quartiere Navile, una cosa che risale al 2012, ci viene infilata così tra un'assemblea e l'altra nella pausa pranzo, e allo stesso modo domani ci troveremo, oltre a questo, a dover approvare anche il bilancio di previsione della protezione civile, sempre all'ultimo minuto. Cioè, noi non siamo i vostri passacarte, avremo diritto di avere le carte per tempo e poterle leggere e verificare con congruo tempo e poter fare le nostre considerazioni. Quindi ecco un po' anche una provocazione, cioè inserite anche nel documento di economia e finanza fra gli obiettivi il rispetto dell'assemblea legislativa e quindi dei cittadini e anche della democrazia, se per voi rappresenta ancora qualcosa, ma sembra proprio di no.